Ragazzi, io sono Nick Crazy Brain dei Due Nerd Solitari e quest'oggi sono sul canale di T-Channel perché... Oh, finalmente ho creato questo canale del cappa! Che fa schifo questo canale! Ah, l'ho creato finalmente, sì! Io vi spiego, no, stavo girando su YouTube e ho visto sto tipo qua. Questo tipo qua, questa testa di minchia. Volevo dire questa testa bella che adesso non c'è la telecamera che fa schifo, quindi questa testa qua che c'ha cosa c'ha qua? C'ha le cuffie rosse che sono belle, sta facendo e siccome il Tozio è in vacanza, ci sono io a fare qualche video. Quindi spero che vi divertiate, vi chiedo gentilmente di guardare i video fino alla fine perché, come avete potuto vedere, sono un po' pazzarello, quindi metto qualche chicca qua e là che potrebbe divertirvi. Quindi mi raccomando, seguite il video fino alla fine. Vi ricordo inoltre di passare per il mio canale, che trovate il link qui sotto in descrizione. Siamo i due nerd solitari, ovvero io e Bionix, che non c'è in questo video. Però vi ricordo di venirci a trovare. Iscrivetevi al canale dei due nerd solitari subito, immediatamente, perché è una cosa bella iscriversi al canale dei due nerd solitari. Lasciate un mi piace e anche un commento, e se volete anche sotto questo video. Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e possiamo iniziare a giocare. Giochiamo a The Binding of Isaac. The Binding of Isaac, ovviamente Isaac, che vabbè, parte con il D6 e vi spiegherò gli oggetti mano a mano che li prendo, taglierò un sacco di parti, velocizzerò i boss, quindi... Ah, un'altra cosa, ogni volta che subirò un danno si sentirà la voce di Aku Aku quando per l'appunto sparisce, o quando subisce un danno, e quando invece recupererò un cuore... sentirà la voce di Aku Aku quando per l'appunto lo prendete la prima volta. Se non sapete chi è Aku Aku, è un personaggio di Crash Bandicoot. Tipo in questo caso abbiamo il cuore, però non ho subito nessun danno, quindi niente voce di Aku Aku. Stanza segreta con la pila che ci può tornare utile. Allora, l'oggetto che ho preso prima nella stanza dorata, che non vi ho spiegato cos'è, è 20-20, ovvero ci raddoppia il rateo di fuoco. Cioè, so, al posto di sparare una lacrima, ne spariamo due. E lì c'è una roccia spiritica, peccato che abbia usato la mia bomba per cercare la stanza segreta. Ball of Bandages, e possiamo scendere. Charm of the Vampire. No, grazie. Ah, oddio, questo no, per favore, no. Madonna, che rischio. Vorrei fare patto con il diavolo, sinceramente. Nessuna batteria. Glaucoma. Allora, ci prendiamo, perché non ho altre possibilità. Ok, glaucoma ci dà una possibilità di confondere gli avversari. Little Horn. In ogni caso Glaucoma non è proprio un signor oggetto, se c'è molto di meglio, però appunto vedere sta contenendo abbastanza bene qua il nostro Little Horn. Ok, sconfitto, patto con il diavolo, caffeine pill, possiamo andare. Mamma mia, cosa c'è qua. Oddio, è un suicidio farlo. Lo prendo e me la filo. Ok, perfetto, prendo solo questo, quell'altro no, perché non mi conviene rischiare la morte, quindi non lo faccio. Questa è una pillola di speed up, che ok. Abbiamo preso la testa di capra, che ci potrebbe tornare molto molto utile, perché ci assicura sempre un patto con il diavolo. Quindi ok, solo che adesso abbiamo due cuori. Ok, stiamo ricaricando piano piano il nostro D6. Ma non abbiamo ancora di... aiuto! Dobbiamo stare attenti perché con due soli cuori, manco un cuore spirituale, contando che non abbiamo preso nessun danno nel basement, perché sennò l'avrei mostrato. Veramente triste come situazione. Oh mamma. Ok, primo danno. Vedete, glaucoma non è che stia facendo un grande lavoro, infatti... speriamo di trovare qualcosa di meglio. More moments later. Ok, iron bar. Praticamente ci aumenta un pochettino il danno. E anche questo ha una piccola possibilità di
stordire gli avversari. Infatti è l'unica sinergia con cui può entrare in collaborazione Glaucoma, un po' ridotto come oggetto. Dark One. Ok, io odio Dark One. Via. Seconda del, vedete adesso ho preso l'oggetto che è il succo di Gesù, che ci aumenta l'attacco e il range. Cosa abbiamo qua? Abbiamo la palla di pelo di Gappi e quell'altro che non ci serve come oggetto. Io prendo la palla di pelo di Gappi perché è un oggetto di Gappi, che è il gatto morto di Isaac, e potrebbe, sì, tornarci utile. Aiuto. Oh, per fortuna che avevamo Ball of Bandages, che ci ha protetto due volte in questa stanza. Può sembrare una cavolata, però il danno già avercelo a 5 piuttosto che a 4,90 sono due cose diverse, perché avendo il danno a 5 seccate subito le mosche. Con il danno a 4,90 ci vogliono due colpi per farle fuori. Chiave, oggetto. Oddio, il rasoio di mamma. C'è di meglio. Sister Maggie. Wow. Sister Maggie, ti prego, ti rirollo forever alone. Vabbè. Di vita più volte. Ok, wire coat, tears up. Adesso spariamo più in fretta. Monetina. Fatto con il diavolo. Oh, brimstone, my god, brimstone. Lo prendiamo subito. Adesso non abbiamo più cuori rossi, quindi attenzione, perché ecco, abbiamo già preso più. Ok. La camera di Isaac, tra tante parentesi, se mettete una bomba qua avete il passaggio per andare nel livello di sotto. Se invece dormiamo qui vi ricarica la vita se avete i cuori rossi. Se invece non avete nessun cuore rosso e quindi avete solo cuori azzurri o solo neri, insomma, vi dà più cuori neri, azzurri, quindi spirituali. Allora, questa è Explosive Diarrhea e abbiamo subito un danno. La nostra stessa pillola. Che bella. Mani di mamma. Attenzione. Ah! Quante sono? Due. Aspetto. Ah no, quattro. Che cosa sto dicendo? No. Ma che oh! Questo è, insomma, un oggetto inutile. Reroll. Wow. Il coso di latte. Ok. Cuore. Però il coso di latte non lo voglio perché non mi interessa. Oh, guarda dove sono le bombe, non ci arrivo. Tonda, che sfiga. Oh. Ah! Ok, doppio di questi robi qui. Non ricordo come si chiamano, però con A. Ah! Un altro oggetto di mamma. Non so se ne abbiamo già preso uno di oggetto di mamma. Comunque, Mom's Underwear ci aumenta il range, anche se sinceramente non ci serve. L'ombra di Giuda. La prendiamo... Ci uccidiamo. Adesso dovremo rinascere con due cuori neri, più danno e più velocità. Wow. Reroll, please. Qualcosa di buono. Vabbè. Lil Guardi. Ok, questo non serve a nulla. Ok, usiamo The Stars, che ci dovrebbe portare nella... Ok, stanza dell'oggetto, che non era quello che volevo. Batteria. The Common Cold. Per avvelenare i nemici. No. Oh, un'altra batteria. Oh, che culo, aspettate. No. Acid Baby, no, perché è un altro famiglio, non lo voglio. Oh, Treasure Map. Questo lo prendiamo. Aiuto. Ah! Cavolo, ok. Due cuori e mezzo, non siamo messi proprio benissimo. Ho il D6 pieno, quindi possiamo andare a rirollare un'altra volta. Per l'ultima volta l'oggetto, che è, ok, Speedball. Nulla di chissà quanto importante, anche questo oggetto. Qui c'era, ecco qua, un cuore che lo prendiamo subito. Andiamo, Isaac. Ok, Isaac. Ah, questa è mamma. Sì. Battuta, molto facile come cosa. Ci prendiamo il negativo perché voglio andare a battere the lamb. Questo lo prendo, che è The Pact, che ci dà anche dei cuoricini.
ci aumenta il danno e in più la velocità di sparo aumenta. Dobbiamo più o meno immaginare dove sia il boss. Io immagino sia lì in basso, quindi dobbiamo fare questa strada là da qua. Allora, attenzione qui nel... vabbè. Attenzione qui nell'utero. Sì, è l'utero di mamma questo. Perché tutti i danni che subiamo ci toglie un cuore. Quindi ho mezzo cuore, la morte mia è assai vicina. 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 E quindi attenzione al Gesù della eroicità. Around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races. Sei un down! Sono morto! Sono morto con un ragno! Gli oggetti non erano malissimo quelli che abbiamo trovato, anzi erano abbastanza buoni. Peccato, pochi cuori, non abbiamo trovato nessun oggetto che ci aumentasse la vita, se non quei due oggetti che ho fatto io un attimo la tattica per metterli insieme e darci un po' di cuori. Quindi, da Only Crazy Brain è tutto, vi ricordo di passare per il canale dei due nerd solitari che trovate sempre il link qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo in un futuro video. Questo era tutto quello che potevo fare per questo video e noi ci rivedremo sicuramente nel prossimo video. Volevi! Guarda che fascia!